per il bene dell'Abruzzo. Oggi, insieme a Giorgio... Abbiamo 30 giorni per cambiare la storia dell'Abruzzo. È la frase che è stata ripetuta a Pescara nel corso della presentazione della lista Riformisti e Civici che accomuna il Partito Socialista e Abruzzo Vivo, coalizione che sosterrà Luciano D'Amico, candidato presidente del centrosinistra, alle regionali del 10 marzo. Nell'incontro di oggi la presentazione dei 29 candidati, 7 per provincia, eccetto Chieti che ne ha 8, una lista forte e con delle priorità, come sottolineano Camillo D'Alessandro e Giorgio D'Ambrosio. A noi abbiamo dato vita alla lista Riformisti e Civici del campo riformista, liberale, moderato, che mette insieme sia l'esperienza Italia Viva che dei socialisti, ma soprattutto con l'apporto di tanti amministratori locali, di civici di area, per dare quel supporto che io ritengo essere fondamentale per la vittoria finale. Noi riusciremo a incrociare, ed è questa la nostra partita, quell'elettorato mobile che di volta in volta guarda ad una coalizione piuttosto che un'altra sulla base dei programmi, dei progetti e delle idee. Noi vogliamo riformare l'Abruzzo, non urlare l'Abruzzo. Ma le priorità sono, qui abbiamo innanzitutto la fuga dei giovani, giovani che si laureano e poi sono costretti ad andare fuori dal nostro Abruzzo per trovare il lavoro. Abbiamo il problema della sanità, è vero che chi purtroppo le liste d'attesa, ma anche i centri di eccellenza, chi sta male se non ha i soldi non riesce a curarsi, ma anche il sistema dei trasporti, le aree interne sono totalmente abbandonate e l'idea di D'Amico di fare il biglietto gratuito per tutti penso che sia una grande scelta. Poi ci sono le infrastrutture, noi viviamo in un mondo in cui ogni anno da 5 anni il centro-destra ci propina questi 50-60 miliardi per l'edilizia sanitaria e di fatto non arriva. Infine il candidato presidente Luciano D'Amico ha aggiunto: in prossimità della scadenza per le presentazioni delle liste stiamo presentando alla stampa tutti i candidati che hanno aderito alle forze politiche della nostra coalizione e che hanno condiviso il progetto, il programma di governo per la Regione Abruzzo. Oggi abbiamo presentato tutti i candidati della lista dei Riformisti e dei Civici e domani continueremo con la presentazione dei candidati della lista del Movimento 5 Stelle a Teramo. Altre liste le abbiamo presentate nei giorni scorsi, il 17 febbraio, sabato 17 febbraio, a Pescara presenteremo di nuovo tutti i candidati e soprattutto illustreremo i punti più importanti del nostro programma di governo.